rieccoci qua, rieccoti qua. Rieccoci. Era un po' che mancavi qui della ghigliottina. Sì, infatti. Un po' di puntate, ti mancava, immagino. Sì, molto. 190.000 euro abbiamo, la settima volta che ti siedi qui, che provi a prenderla, hai già 100.000 sul tuo conto personale. C'è sempre nonna Rita lì davanti alla televisione. Guarda, certo. Che ti guarda e che grande fan. Grandissima fan. Quindi la salutiamo naturalmente. Metti pure la cuffia che adesso andiamo a provare a prendere questa parola di stasera. Mi senti bene? Sì. Perfetto, ci siamo. Prima coppia di parole in arrivo. Andare o tornare? Andare. Ghigliottina. E partiamo benissimo. 190.000 ancora. Seconda coppia. Casa o chiesa? Chiesa. Ghigliottina. Allora, 95.000 ancora. Terza coppia. Campo oppure terra? Campo. Ghigliottina. Scelta giusta. Forza Francesca, siamo già alla penultima coppia. Gruppo e complesso. Gruppo. Ghigliottina. Sì. Gruppo. Ultima coppia. Scegli tra libertà e libera. Libertà. Ghigliottina. Peccato, però resta altissimo montepremi, 47.500, andare, casa, campo, gruppo e libera. Forza, minuto di riflessione per te e per chi è a casa. Puoi togliere la cuffia. Beh. Non lo so. Allora, con alcune sono riuscita a legarla abbastanza bene. L'ultima è quella che mi ha disorientato. Ecco, non me l'aspettavo, tant'è che infatti ho dimezzato. E verso, ecco, gli ultimi secondi mi era venuto in mente qualcos'altro, avevo cominciato a prendere un'altra strada, però vabbè, non ci pensiamo, non perché ci sennò pensiamo. Poi facciamo come l'altra volta che... con servizio, quindi vedi... speriamo che sia questa quella giusta. Esatto, quella giusta è proprio
gioco? È proprio gioco. Come le chiamo gioco? Allora, gioco in casa, parto da lì, perché sì. Ecco, quando magari un gioco è particolarmente facile, no? Si dice sì. Gioco in casa. Sì, ah, su questo tema gioco in casa, sì. Su tutto, sì. Ok. Il campo da gioco. Perfetto. Ogni sport calcio, ha il tennis, suo. Lavoro, qualsiasi sport, sì. Un gioco di gruppo, quello che presuppone appunto più giocatori. Assolutamente. Ci siamo pure su questa. Rimangono andare e libera. Andare... Libera è quella che mi sa che non sì. Riusciamo, eh. Andare in gioco, quindi più che altro è entrare in gioco, però magari, non lo so, qualcuno dice anche andare in gioco. Forse in qualche parte d'Italia dici si potrebbe dire andare in gioco. Sì. E libera? Libera, non lo so, gioco. Il gioco del nascondino, il gioco libera. Sana libera tutti. Il gioco libera. Il gioco libera. Assolutamente, la mente sicuro. Libera la mente. Allora. Andiamo a vedere qual è questa parola che vale 47.500 euro. Qual era la parola che avevi scartato alla fine, che non riuscivi? Avevo pensato gita, vacanza, comunque avevo imboccato quella strada gita lì perché, ecco, poi... Gita di gruppo, sì. Mm. Anche con la scuola, no? Si fa... Una gita di gruppo. Sì. Oppure sempre a scuola cosa si può fare in gruppo? Chissà quante volte l'hai fatto. Chissà quante volte tutti noi l'abbiamo fatto quando eravamo a scuola in gruppo. Oddio. Allora ragazzi, dovete farne di gruppo una. Non vi viene, giuro. Cosa si fa? Un lavoro di gruppo cosa sarebbe? Quando... Una ricerca. Una ricerca? Che c'è? Ricerca. Fitta, una fitta è uno. Ricerca. Una ricerca di gruppo, no? Sì, quando sì, non è torna, certo. Da soli, ma si fa insieme ad altri compagni di classe, una ricerca di gruppo nella scuola. O anche gruppo di ricerca, no? Certo. Ok. Vediamo le altre. Andare. Andare alla ricerca. Andare alla qualcosa. Ricerca di Nemo, quel sì. Film. Alla ricerca poi, di Nemo. Casa? La ricerca di casa, quando. Sì, sì. Ti impegna tante famiglie a ricerca di casa. La ricerca sul campo, quando sì, ecco, un esperto bravo. Lavora proprio in loco. A contatto sì. Con l'oggetto della ricerca, ricerca di gruppo. È una ricerca libera è quando noi facciamo una ricerca attraverso un motore di sì, ricerca sì, sì. Dove non imposti dei criteri, quindi una ricerca libera, per esempio Francesca, ma tutto quello che esce fuori, ricerca è la parola di stasera. Vabbè, intanto sei tornata qua, eh? Sì, bene. Domani ci riprovi, ciao Francesca, ciao, buona Marco, serata. A domani.